Libri di Ansel Adams ne ho davvero tanti, anche perché potete immaginare, incarna proprio quello che è il mio modo di vedere il paesaggio, quello alpino, bianco e nero, still life della natura, quindi insomma. E ne ho comprati tanti, finché arrivai ad un certo punto che entrai in una nota libreria e trovai questo libro, California. Vabbè, mi dissi, vabbè, comincio a sfogliarlo e dico, beh, ma ormai le ho tutte le sue foto nei libri, questa ce l'ho, sì, anche questa ce l'ho, sì, questa ce l'ho, quindi perché comprarlo? Che domande, perché comprarlo? Perché comprarlo? Perché questo libro è un po' particolare. Ora ve lo faccio vedere, è un po' particolare perché ha un tipo di stampa che appena l'ho aperto ho detto mamma mia che roba, per forza c'erano tutti i neon della libreria che puntavano sopra, insomma una carta plastificata sembrava, e poi 55 euro non sono pochi, però per fortuna aveva questo sbercio sulla copertina e questo mi è valso 15 euro di sconto, e insomma ho fatto un po', ma sai, io ci tengo qua e là eccetera, vabbè, è stato clemente, anche perché ha capito che o me lo avrebbe venduto così oppure non mi sarei schiodato dalla saletta e avrei continuato a sfogliarlo senza, come quando si va in un locale senza consumare. Vabbè, battute a parte, è un libro che ha il formato abbastanza classico per il formato americano di Adams, quello per tenere al meglio le immagini in modalità portrait, quindi quelle verticali. Ve l'ho detto, un formato 25x31 più o meno, una copertina che come vedete è fatta, è anche un po', insomma, appariscente tutto sommato, ma ci introduce proprio in quello che è il bianco e nero che vedremo assolutamente. E allora andiamolo a sfogliare, andiamo a vedere questa California, che sono le immagini della California. Appena aperto arriva questa immagine. Ora, prima di sfogliare il libro, vorrei mostrarvi come la carta paia, vedete come è incline ai riflessi, quindi sfogliato sotto una fonte luminosa o comunque delle luci che distolgano, anzi infastidiscano la visione, è inguardabile. Ma se lo osservate e lo sfogliate con la luce giusta, quella diffusa, avrete delle stampe molto vicine a quello che è il risultato ottico di una nostra stampa su una carta semi-gloss. Questo mi aiuta molto a capire tanti, tanti aspetti. E poi, sempre legati allo studio, e poi c'è anche una qualità di stampa dove è difficile arrivare al reticolo se non proprio mettendosi di buzzo buono. Quindi c'è molto dettaglio. Che cos'è la Little Brown & Company? Lo troviamo qua, ve l'ho già presentato in un libro che vi ho illustrato precedentemente. Eccolo qua, questa è la Little Brown & Company, la doppia A di Ansel Adams Authorized Edition, e cioè nel 76 Ansel Adams scelse questo editore come l'unico al quale affidare la stampa delle proprie immagini in maniera ufficiale. Ve l'avevo mostrato anche qua, se non sbaglio, in questa, eccolo qua, in quest'altro libro. Quindi quando trovate la doppia A di Adams significa che la stampa di quel libro, il reprint della stampa, è stata autorizzata da lui stesso, da questa azienda, da questo editore che aveva effettivamente trovato il modo di riprodurre come piaceva a Ansel Adams le proprie stampe ed i propri lavori. Una serie di immagini che ci ricordano un po' il lavoro e come lavorava il nostro signor amico fotografo, che tra l'altro mi sembra anche in questo libro, nell'ultima di copertina, eccola qua, troviamo nella sua ormai iconica immagine di lui sulla giardinetta con il banco ottico a fotografare per cercare di elevarsi un pochettino di più nello scenario, nel contesto, e quindi guadagnare quel decentramento che la camera non sempre consente, o comunque insomma per non deteriorare troppo il negativo con tutto ciò che comporta. Qui abbiamo una serie di informazioni, anche un po' di racconti, il modo di approcciarsi, insomma cose che sono presentate da Paige Steiner, che non so, ecco, chi sia, ammetto, non la conosco, però è interessante leggere. Si parte col libro con queste grandi vedute,
anche se una cosa che non mi piace molto nei libri è quella di farli dividere da una pagina all'altra. E per quanto l'accoppiamento, guardate, sia effettivamente ottimo, perché sono libri tra l'altro cuciti, non so se riesco a farveli vedere, sono cuciti proprio oltre la rilegatura, la cordonatura che vediamo qua, per rendere al meglio, quindi anche quando aperti, insomma, preferibilmente la vorrei vedere su un'unica tavola, perché i riflessi e le ombreggiature determinate dall'onda, chiamiamola così, non me le fanno apprezzare molto. Si apre con delle immagini comunque veramente all'altezza di questo grandissimo fotografo. Un fotografo che molti non sanno essere invece molto apprezzato, a me poi piace davvero tanto, come ritrattista. Infatti ci sono diverse opere sue non conosciute al grande pubblico che sono straordinarie. I suoi ritratti a me piacciono molto, sono in genere ritratti contestualizzati. Abbiamo visto quella del nello studio del rilegatore, insomma ce ne sono davvero molte e sono tutte di altissimo pregio. E poi il suo territorio, il suo parco, con questo effetto near far, vicino e lontano, che soltanto una camera a corpi mobili o comunque insomma un obiettivo dotato di basculaggio riesce a riprodurre. Straordinario. Poi qui ci sono dei legni, chi di voi li ha fotografati in pieno giorno sa benissimo che al pari della neve e delle nuvole costituiscono dei punti bruciati di bianco assoluto o nero assoluto nel negativo, quindi difficilissimi da mettere insieme nelle foto. E a proposito di ritratti, io sono innamorato di questo ritratto, Edgar Wesson, Caramel Highlands nel 45, ma sta posando su questa sequoia enorme, quindi già c'è un oggetto, un soggetto diciamo nel soggetto. Ma è di una bellezza questa immagine, che io ho visto anche riprodotta più in grande, è un 8x10, quindi praticamente il negativo è leggermente più piccolo di quello che osserviamo qui nel libro. C'è un tale dettaglio, una finezza dei transitori di questi grigi scuro, del suo grigio più chiaro, che sembra di vederla dal vivo. Se riesco vi vorrei far apprezzare anche la qualità. Vi ricordo che è un libro, del resto questo stampatore, ve l'ho detto all'inizio, è stato scelto proprio da Ansel Adams. Ancora alcune immagini, guardate anche che bello questo ritratto. Proseguono le immagini, quelle che insomma ho cercato di selezionare, ma solo per darvi un'idea a grandi linee di quello che è il libro e la sua opera, ma per il resto vi invito ovviamente a comprarlo, a sfogliarlo se vi piace ovviamente l'artista. Le porte, i legni bianchi, veramente veramente bellissimi. Guardate, se poteste osservare, lo trovate in rete, il dettaglio di questa stampa, di questo negativo che risale al 1934, riuscirete a leggere gli occhielli del giornale. Questo signore sta leggendo il giornale, nel negativo ci sono i trafiletti leggibili. Ecco, per darvi anche l'idea della minuzia con la quale Ansel Adams fotografava anche una scena che sembra comunque naturale, era una scena che sarà stata comunque, o sarà stato richiesto ai soggetti, l'apnea, perché non è possibile far diversamente. Questa qua, Sunrise, chi non la conosce? Queste lingue bianche, nere, grigie, in diagonale, uno dei suoi grandi testamenti. Ho scelto questa da mostrarvi perché, ancora una volta, le sfide che egli stesso si andava a cercare. Racconta nei suoi libri, nella sua biografia, che andava a cercare proprio quelle scene nelle quali che non era possibile ritrarre, perché le alte luci e le ombre erano troppo distanti l'una dall'altra, non ricadevano negli step del sistema zonale da lui teorizzato e quindi non potevano starci. Allora i tronchi bianchi, quelli ormai levigati, ormai consumati dall'acqua,
e il fondale scuro e l'immagine che scorre verso l'infinito non possono stare tutte insieme, non possono convivere. Questa era la sua sfida. Andava a scattare, esponeva in quella maniera subordinata allo sviluppo, perché vi ricordate che nella sua trilogia c'è negativo, sviluppo e stampa, in modo che poi la stampa potesse. Ecco, questo è un po' il suo modo di procedere con le sue sfide, poi sono comunque immagini una più bella dell'altra. Salto a questa, alla Yosemite, al Captain. Qui è un 8x10 e non ci sono altri formati che possano avvicinare l'8x10 nel paesaggio. Il 4x5 è una riduzione, c'è poco da fare, bisogna essere onesti. Guardate che spettacolo questa cascata, non so quanto tempo l'ho contemplata e continuo a farlo ogni volta che ci capito sopra. C'è una tale maestria nella scelta del tempo per far arrotolare l'acqua che cade, ma anche per mettere in evidenza la roccia e nelle nuvole che stanno dietro, insomma, veramente un capolavoro. Così come questa, mi piace davvero tanto. Ho provato una volta che ho avuto l'occasione di imbattermi in una cascata da questa angolazione, non era certo un getto così potente, però non è venuta la stessa foto, ahimè non sono Ansel Adams. E poi ancora la neve, i suoi paesaggi innevati per me restano dei misteri per come riusciva a mettere tutto insieme, ma davvero far convivere questa neve così bruciata e queste alte luci così impossibili in un'unica foto e poi in una stampa. Il libro si conclude con un regesto di quello che abbiamo visto, quindi le tavole, pagina 2, pagina 28 e poi le referenze dei luoghi, se non ricordo male, no, la bibliografia e un po' di storia, di biografia, questa volta invece di Ansel Adams, che ritengo insomma sia anche utile conoscere, giusto per poi misurarsi con questo grande fotografo. Ancora una volta ci ricordano che è la Little Brown Company ad aver stampato questo libro, che io vi consiglio perché ha una qualità nella stampa che è diversa da altri libri e poi veramente per studiare è davvero utile. A voi tutti amici grazie, vi aspetto ai prossimi video.